Mio precedente incontro qui al carcere di Castronio con le sigle sindacali di tutto l'Abruzzo, un problema generale non soltanto del carcere di Teramo, mi era stata sollecitata una decisione riguardo alla riapertura del repartino, il cosiddetto repartino del carcere di Pescara, perché oggi con la carenza di personale, il fatto di mandare in diversi ospedali della regione i detenuti che hanno bisogno di ricovero moltiplica i turni, il personale che poi deve uscire per andare a piantonare dentro gli ospedali, fare i trasferimenti e questo sta pesando molto sull'economia generale delle scarse risorse umane disponibili. Per questo mi è stata fatta questa richiesta, io ho investito del problema all'assessore alla salute Verì, il direttore generale Ciamponi, insieme agli altri direttori generali, perché questa questione deve essere risolta. È chiaro che l'ospedale di Pescara può farsi carico dell'intera, diciamo, del problema regionale se c'è la collaborazione delle altre tre ASL. Non è facilissimo, ci sono come sempre situazioni complicate dal punto di vista amministrativo, burocratico e organizzativo da affrontare e da risolvere, però abbiamo attivato questa procedura e quindi io penso che nel prossimo futuro, insomma, da qui a non molto tempo potremmo riaprire questo repartino e aiutare la Polizia Penitenziaria a ottimizzare le risorse.